Cogliandro, ancora una volta la città si sveglia con questi attentati di natura dendranghetistica, secondo te? Beh, il genere è proprio quello, incendiare un'attività commerciale a Reggio Calabria significa che la mafia, l'andrangheta, è viva, è attiva, è operativa. Una grande delusione. Pensavo che l'imprenditore avesse fatto delle scelte importanti, che il cittadino avesse finalmente dato una svolta a questa città. Purtroppo non è così, mi amareggia moltissimo, assolutamente sì. Mi preoccupa moltissimo. Mi preoccupa perché continuiamo a essere una città martoriata dalla criminalità. L'imprenditore non potrà mai crescere. È una città metropolitana questa, capite? No, dobbiamo assolutamente reagire. Questo segnale, credo, dovrà fare preoccupare l'andrangheta. La signora dichiara che nessuno ha chiesto mai niente, ecco, sì. non si danno una spiegazione. È anomala come situazione, normalmente si arriva a distruggere un'attività commerciale nel momento in cui l'imprenditore comincia a reagire. In realtà non si può distruggere un'attività per chiedere il pizzo, come glielo chiedi dopo. Quindi magari cerchiamo di capire cosa vuole fare l'andrangheta. Tu sei stato anche vittima di questo racket, vero? Sì, ma vedi, da me sono venuti a chiedermelo il pizzo e ho reagito immediatamente. Loro sono entrati, assolutamente, loro sono entrati a chiedermi il pizzo e quando sono andati via io sono uscito per andare a denunciare il racket. E poi da lì l'hanno arrestato? Sì. È un'operazione chiusa ormai da tantissimi anni, ha dato sicuramente una forte sensibilizzazione al fenomeno racket su Reggio Calabria. Oggi stiamo ripiombando, se è proprio come sembra, stiamo ripiombando negli anni di piombo. Io mi auguro che gli imprenditori che hanno subito questo affronto così cattivo si fortifichino, abbiano la forza di reagire, di ripartire. Non diamogliela vinta l'andrangheta. Quindi un tuo messaggio: se vi chiedono la mazzetta o se vi chiedono il pizzo, loro ve lo vengono a chiedere, voi credetemi, funziona, ma immediatamente, non aspettate. Anche perché le istituzioni ci sono. Ci sono, assolutamente sì. Quindi ci parla uno che ha avuto assolutamente sì. Reagite immediatamente, mai, mai, mai. L'associazionismo ce l'hai accanto, Libera ce l'hai accanto, tutte le associazioni contro la mafia, contro l'andrangheta, ecco, sono accanto a te. Cos'è l'andrangheta? Anche il cittadino. Cos'è l'andrangheta? È un gruppo di persone meschine, un gruppo di persone che non capiscono il senso di civiltà di un territorio, vogliono avere guadagni facili, vogliono approfittare della debolezza e della paura degli imprenditori e delle persone. Grazie. Grazie a voi, grazie. Il Motor Show del Due Mari è presente qui, perché siete presenti qui a questa manifestazione? Anche noi come organizzazione Motor Show Due Mani siamo qua per sostenere appunto la signora Anna Pontari, perché è stata anche lei vittima di questa criminalità, e quindi anche noi come associazione cerchiamo di sostenerla moralmente in tutto e per tutto, restandogli accanto, anche cercando e offrendo anche a lei uno spazio durante la manifestazione che si terrà dall'1 al 9 giugno del 2019. Un bel gesto da parte vostra. Sì, assolutamente, cercheremo di starle vicino, rendendogli, perché nel nostro piccolo, anche un sostegno, un contributo morale, ecco.
cercheremo in qualsiasi modo nel nostro piccolo di... Secondo te, che sei giovane, perché succede questo Reggio Calabria? L'andrangheta distrugge un'attività commerciale? Non pensavo sinceramente che ancora tutt'oggi si potessero causare queste cose, sinceramente non lo capisco, pensavo che con la nuova generazione queste cose fossero superate, ma purtroppo non c'è niente di buono. Con questa cosa noi cerchiamo appunto di fare un appello a tutta la Reggio città affinché si possa mobilitare, svegliarsi e ognuno essere libero di poter scegliere da che parte stare. Ecco, questo è tutto. Anche Confesercenti è qui stasera? Sì, anche Confesercenti è qui stasera. Appena abbiamo saputo di questa manifestazione abbiamo aderito convintamente, anche perché apprezziamo molto il lavoro che fa Libera, soprattutto con l'iniziativa Reggio Libera Reggio. E siamo qua per dare la nostra testimonianza e per metterci la faccia, perché secondo noi la cosa più importante in contesti di questo genere è far capire che la città non è quella che possono pensare questi quattro vigliacchi che la notte vanno a bruciare attività commerciali. La città è coesa, la città vuole dare un segnale molto forte e dire no a qualsiasi prevaricazione e dire no sicuramente all'andrangheta. Come abbiamo scritto qua da noi, stop all'andrangheta. Se tutti quanti ci mettiamo insieme e tutti quanti convintamente partecipiamo, sicuramente questo potrà avvenire. Sì, sì, allora lei ha subito detto nessuno ci fermerà, queste fiamme accendono, se vogliamo, il fuoco e la volontà di esserci. Le fiamme hanno spento, signora, non hanno acceso. Quello che accende è le tre parole che volevo dire prima, come abbiamo detto con gli amici di Reggio, cuore, sole e amore è solo la nostra, è la nostra città, qui rimaniamo. La nostra frase che è venuta fuori di getto è stata che nessuna fiamma può bruciare un sogno, perché questo era stato il nostro sogno. Io sono celiaca, ho avuto un passato di imprenditoria di tutt'altro genere e avevamo costruito questo sogno, tutto qui. Speriamo di riuscire a rimetterci in carreggiata. Siamo pieni di debiti, perché ovviamente l'attività è durata un mese, però cerchiamo di farcela, perché ci credo, ci abbiamo creduto e ci crediamo ancora. Senti il calare della gente? Da morire, da morire. Reggio è una città bellissima, io non sono neanche regina di nascita. Le posso dire che la cosa veramente bella di questa brutta storia è la città. Io ho un telefono che sta scoppiando di messaggi sui social, messaggi privati, messaggi di gente che non conosco, ed è una cosa meravigliosa, è la cosa più bella che veramente può capitare in questa situazione. È molto confortante, se devo essere sincera. Questo è Reggio, questa è Reggio, questa è Reggio. Gliel'hanno già fatta, ma lei ha mai subito minacce? No. Ha discusso con qualcuno negli ultimi tempi? No. Assolutamente no, io sono 25 anni che sono in quel negozio. Prima avevo un negozio di articoli a regalo e bomboniere, poi abbiamo fatto questa bel passo che era un aiuto ai celiaci, perché era il nostro lavoro sicuramente, però essendo celiaca io so cosa significa dover uscire con il panino in borsa, non poter andare a mangiare fuori, e ci abbiamo creduto, ci abbiamo messo 5 anni per fare questo progetto, purtroppo è durato un mese solo. Signora Pontare, lei confida in questa raccolta fondi attivata da Libera? Sì, devo essere sincera, sì. Quindi spera nell'aiuto?
Certo, spero nell'aiuto perché da sola non ce la potrei mai fare, non avevamo neanche l'assicurazione, per cui molto candidamente io questa sono e lo dico, sinceramente sì, se ho l'aiuto da parte dei reggini che sinceramente privatamente mi hanno contattato, hanno offerto persino i camion per svuotare il negozio, quindi qualunque cosa. Delle istituzioni sicuramente forse riescono a fare qualche cosa anche loro, forse, noi tentiamo, poi se ci sono ben vengano, se no pazienza, io rimango comunque qui. Ho fatto tornare i miei figli, erano fuori, uno lavorava a Malta, un altro in Spagna, per portarli qui, però questo è il risultato. Profumo di mare, profumo di sole, per il momento sentiamo solo odore di fumo, purtroppo questo è stato, però ce la facciamo, dai, io sono fiduciosa, c'ho tutti qua vicino i miei clienti che mi sostengono e tutti gli amici e tutta la gente di Reggio che torna a dire è meravigliosa, Reggio è questa, basta, ecco, solo questo. Una specie di... Chi vuole partecipare alla manifestazione alla libreria veniziamo. Battibecco col sindaco, vi siete chiariti e si aspetta che stasera venga qua? Allora, io non ho avuto un battibecco col sindaco perché le cose corrono un po'. È stata una risposta a delle inesattezze che lui giustamente ha fatto il suo post. Io quel giorno, potete anche capire il mio stato d'animo, potete capire che ho risposto un po' di pancia, però sì, ci siamo chiariti e tutto a posto. Ma la politica deve intanto stare vicino ai nostri commercianti, agli imprenditori, agli uomini e alle donne di questa città, di questa provincia, che ancora vanno avanti nonostante tutto. Io lo dicevo prima, abbiamo avuto la giornata della legalità, che non pensavo mai nel 2020 ancora ci potessero essere fenomeni di questo tipo, di stampo estorsivo, grazie anche al grande operato della magistratura e delle forze dell'ordine, che hanno completamente annientato i fenomeni indranghetistici. C'è evidentemente ancora qualche ramo secco da tagliare, ma siamo sicuri che a breve le forze dell'ordine e la magistratura faranno il loro operato, debellando definitivamente questo mondo e questa gente, questi vigliacchi che distruggono la serenità delle famiglie, degli imprenditori, dei commercianti, oltre naturalmente al fatto economico, perché mettono in ginocchio un'azienda. Quindi il minimo che può fare la politica è stare vicino a queste persone. Io ho sentito la signora che ha detto che riapre a breve, quindi la massima ammirazione per questa famiglia, per questa gente e per questa gente che oggi è qui a Reggio Calabria a manifestare a viso aperto, senza nessuna paura e senza nessuna remora. Che lei è stata vittima di mafiosi che hanno distrutto anche la sua azienda, in parte, e oggi la sua testimonianza è qua a Reggio Calabria. Per portare solidarietà a questi atti criminali che sono fastidiosi e che credo che non ha bisogno, diciamo, con tutti i problemi che abbiamo in Calabria, nella provincia di Reggio Calabria, ulteriore danneggiamento della criminalità organizzata. La criminalità organizzata è quello che rovina di più il nostro territorio, che è bellissimo, e credo che se tutti insieme affronteremo questa situazione possiamo combatterla realmente. Lanciamo un appello: chi subisce questa attentata è denunciato, perché lo Stato c'è. Si deve denunciare perché c'è la legge 44 del 99, che io sono stato uno dei contestatori per l'approvazione della legge, e si affronta e si affronta. E poi ci sono le associazioni che sono vicini, sono tutti vicini alle vittime, come la mia associazione, che è stata sempre vicina alle vittime a livello regionale e a livello nazionale, e possiamo affrontare realmente questa situazione sulla criminalità organizzata che sta distruggendo il nostro territorio. Rocco Raso, anche tu sei stato vittima dell''ndrangheta per cose estorsive, però hai denunciato. Ecco, il messaggio che vogliamo lanciare. Io sono presidente di diverse associazioni anti-racket, ne ho costituite due, e ho sempre lottato contro questo fenomeno, e tutt'oggi sono pure qua per portare la solidarietà a questa cosa brutta e incresciosa, che devo dire, purtroppo, nonostante
quanto facciamo, queste cose succedono lo stesso, che ci possiamo fare? Grazie, grazie. Credo che sia dovere di tutti noi, c'è una risposta corale, forte, perché queste cose non offendono solo la signora, ma offendono un'intera regione. Dovremmo gridarlo a più voce, perché credo che siamo stufi noi, ma soprattutto i nostri figli e i nostri nipoti. È un'immagine distorta della Calabria che noi dobbiamo avere la forza e il coraggio di reagire in maniera più forte. Quindi tutti in piazza oggi con questa signora, domani con quelle che verranno, ma nella speranza che ci vedremo per inaugurare cose belle, campi sportivi, oratori, centri sociali, eccetera. Ma è più per queste cose. Quindi oggi anche la provincia è qui, la di Cinque Fronti. Certo, sì, sì. Io rappresento anche il PD della Piana, siamo qua tutti convinti e coscienti che il nostro dovere è questo, e siamo tutti qua appunto per questo, senza se e senza ma. Semmai ci sarà il sindaco, ci saranno parecchi consiglieri comunali, tutta l'amministrazione è presente, perché noi, come lei sa, combattiamo queste cose e continuiamo a combatterle per un futuro migliore, per superare delle difficoltà esistenti nella nostra città, e quindi saremo presenti, combatteremo questa delinquenza comune e non comune, e siamo a fianco di coloro i quali subiscono queste intimidazioni, ma che speriamo al più presto, attraverso anche i nostri giovani, di superarli e combatterli per avere una città migliore e un futuro migliore per i nostri figli, per i nostri nipoti e per i giovani tutti. Il sit-in si è reso necessario a seguito dei danni dell'attività commerciale della signora Anna Pontari. Quindi siamo qui ancora una volta come Libera Reggio Calabria a dire e a rappresentare l'importanza e il valore dei segni contro i segni del potere mafioso. Quindi veramente accanto alla signora Pontari vogliamo ancora una volta porgere l'abbraccio sentito del coordinamento di Libera regionale di Libera Calabria, ma in realtà di tutte le associazioni, gli enti che hanno manifestato vicinanza, piuttosto che dei cittadini qui presenti che ringrazio, e delle autorità intervenute. In particolar modo voglio dire alla signora che saremo tutti accanto a lei, perché questa attività si muove nel solco di un'iniziativa molto più ampia presentata proprio lunedì, che è l'estensione della campagna regionale La Libertà Non Ha Pizzo. Mi preme evidenziare che La Libertà Non Ha Pizzo è un'attività partita a Reggio Calabria nel 2010 ed è volta proprio a restituire speranza e a costruire spazi di economia legale, a promuovere in tessuti viziati un'economia sana. Oltre a questo, creare una rete solidale tra gli imprenditori e fare sì che, grazie anche al nostro contributo, si possa assolutamente segnare e marcare il terreno e capire da che parte si sta. Io non voglio rubare particolarmente tempo, però mi premeva questo incipit, era doveroso dire da dove siamo partiti, che cosa muove la campagna. Però in particolar modo voglio evidenziare l'impegno di tutti noi affinché ciascuno di noi possa fare la propria parte responsabilmente. Noi non ci vogliamo sostituire a nessuno, anzi l'appello è che tutti, le istituzioni in primis, possano fare la propria parte, e in questo percorso i cittadini responsabili veramente possono incidere significativamente. Ecco, dopo tutto ciò voglio segnalare che c'è un banchetto legato proprio alla raccolta fondi in favore della ricostruzione dell'attività della signora, e nei prossimi giorni sarà comunicato un IBAN al quale ciascuno potrà aderire con il proprio contributo e partecipare alla ricostruzione. Oltre a questo, il banchetto favorisce assolutamente la propria adesione alla campagna quale consumatore critico. Però ecco, subito vorrei passare la parola alla signora. Buonasera a tutti. Non mi fate piangere, per favore, perché ho la lacrimuccia facile adesso. Niente, mi ero preparata un sacco di fogli, discorsi, vestito, che mi metto. Mentre uscivo il mio cane
mi guarda in un modo strano, forse ha capito. Ho buttato i fogli. Mi sono vestita come mi vedo tutti i giorni, come mi vesto tutti i giorni. Io voglio solamente dire una cosa, perché in questi giorni ho parlato, ho scritto, meno di quello che avrei voluto, però l'ho fatto. Era un sogno. Il progetto che ho iniziato 5 anni fa, e finalmente eravamo riusciti a portarlo avanti. Sono tornati i miei figli per darmi una mano, perché erano andati via. Uno era in Spagna, va bene, Erasmus, un altro lavorava a Malta con la sua fidanzata. Tornato, mi sono dovuto, non ce la posso fare da sola. È durato tutto un solo mese. È stata una cosa devastante. Io sono nel commercio, sono imprenditrice da 25 anni e oggi mi trovo solo con una montagna di fumo. Ho fatto tornare i miei figli, quando in questo momento vorrei solamente fargli una valigia e farli andare via. Non lo farò mai. Io non sono neanche regina di nascita, ma non cambierei questa città con niente al mondo, non cambierei questa gente con niente al mondo. Se posso usare una parola che magari c'è una reggio sommersa, ma sommersa non nel senso cattiva come quella che possiamo pensare. Sommersa perché su 100 regine 99 siete voi, sono questi. E, come ho già detto, non mi andrò per niente. Io spero di riuscire a riaprire questa attività, perché a prescindere da quello che poteva essere ovviamente il lavoro, vedere, io sono celiaca, vedere la gioia dei bambini entrare nel negozio e dire alla mamma: mamma, ma io posso mangiare qualcosa di questo? E dire: sì tesoro, puoi mangiare tutto. Non c'è prezzo a pagare, sinceramente. Quindi spero veramente di riuscire a rimetterci in moto. Non è un lavoro leggero. Partivamo alle 5 con mio figlio che faceva il pane la mattina e finivo io alle 11 per fare i biscotti per il giorno dopo. Però eravamo contenti. Contenti perché, lo possono dire i miei clienti che sono tanti qui, era bello vederli contenti, era bello tutto. Purtroppo qualcuno non era contento di questo, probabilmente, perché io fino all'ultimo ho sperato, tutti abbiamo sperato che fosse stato un cortocircuito o qualcosa, però la mano dell'uomo c'è stata, c'è poco da dire. E ho detto e lo ridirò per tutta la mia vita, fino a che non sarà chiarito. Io non voglio sapere chi è stato, perché chi è stato è un uomo di niente, di niente. Il perché sì, il perché lo voglio sapere, il perché lo voglio sapere, perché come ho già detto, se mi passate la frase, io sono quella, come vedete, non sto lì a guardare la forma troppo. Siamo caduti dal pero, come dicevo, perché ci è caduta addosso una cosa che non avremmo mai, mai, mai immaginato. Quando mio figlio mi dice, e ce lo siamo tatuato ieri, mi dice: non c'è fiamma che possa bruciare un sogno. È vero, è vero. Anche se io non dovessi riaprire, quel sogno non lo bruceranno mai, almeno questo ce lo facciamo lasciare.
grazie alla signora Pontari. Noi siamo qui per ribadire ancora una volta che la campagna La Libertà Non Ha Pizzo è una campagna in contrasto al racket delle estorsioni e vuole promuovere e sensibilizzare attraverso una cultura critica del riscatto delle nostre società. E proprio a questo titolo, alla luce delle parole commosse della signora, voglio regalare a nome di tutti e simbolicamente dei semi, proprio perché sono simbolo di rinascita e per certi aspetti sono diventati anche uno slogan, da un verso di una poesia di Tiberio Bentivoglio, datemi nuovi semi, ricomincerò. Ecco, diciamo, abbiamo adottato questo slogan per la nostra campagna anti-racket, proprio simbolo di rinascita. Saluto il presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, che ci ha raggiunto questa sera. Benvenuto. E gli cedo la parola. Io più che per i giornalisti sono venuto qua per la signora e per la città. Vi chiedo scusa, ma forse sarebbe il caso di permettere a tutti quanti di ascoltare. Sono qua perché questo non può essere un momento come tanti altri, questo è un momento in cui la città ha avuto lanciata una sfida che è stata accettata quantomeno da Libera, a cui va il mio personale e degli altri componenti della commissione plauso, perché questo deve essere un momento di svolta. Ma non deve essere un momento di svolta perché lo dice il presidente della commissione antimafia, perché lo deve dire l'intera città di Reggio. Citando qualcuno, Roma non perirà se non periranno i romani, Reggio non perirà se quei semi di cui prima si parlava faranno frutto qui a Reggio attraverso il lavoro dei reggini. Guardate, noi non abbiamo necessità di altre persone che debbano organizzare altri eventi simili per testimoniare il dolore che hanno provato in quei minuti tragici in cui anche con i familiari hanno registrato una loro personale esperienza che sa tanto di sconfitta, perché quando fai sacrifici per tutta una vita e poi in pochi secondi, in pochi minuti perdi tutto, credo che nessuno sia in grado di capire che cosa si stia provando nell'animo della persona che si è vista collassare tutto. Io credo che noi si debba andare verso altra direzione. E qual è quest'altra direzione? Quella di un'antimafia, o se volete, perché è anche giusto pronunciare le giuste parole, di un'anti-ndrangheta, perché qui siamo in terra di Calabria, in Calabria c'è la 'ndrangheta, che sia però patrimonio condiviso di tutti. Buonasera. 10 anni fa iniziamo questo percorso di Reggio Libera a Reggio. 10 anni fa eravamo chiusi in una stanza, 3 o 4 persone, a mo' di carbonare, di nascosto, a ragionare su queste cose, su queste dinamiche dell'anti-racket. Ci siamo riusciti, passo dopo passo, anno dopo anno, siamo arrivati a 60 imprenditori. Oggi si aggiunge la signora Anna, alla quale, verso la quale dobbiamo mostrare non solidarietà, non pacche sulla spalla. A lei non se ne frega, non le conterò mai mi piace su Facebook. Lei ha bisogno subito, subito. Andiamo dal signor prefetto, onorevole, e diciamo di applicare l'articolo 17 della legge 44, che quasi mai è stato applicato a Reggio Calabria. La provvisionale, subito, la provvisionale, l'articolo, la legge lo permette. La signora ha bisogno domani, tra 8 giorni, di ripartire, non fra 3 anni come è successo a me. 3 anni per aspettare. Non è possibile, dobbiamo ribellarci. Signora, io le sono vicino e ho pianto quel giorno che ho visto la foto, ho pianto perché ho sentito la puzza dentro le mie narici, ho sentito quelle sirene. Non chiamatevi eventi dolosi, è una distruzione di una famiglia, psicologicamente non si saneranno mai queste cose. I suoi figli non ce la faranno mai a dimenticare quella foto, quel negozio distrutto. Come faranno fra poco? Incominceranno i debiti, incomincerà la signora a non poter pagare i contributi.
come è successo a me, e allora l'Equitalia mi è saltata addosso, mi ha ipotecato il bene immobile perché non ce l'ho fatta a ripartire. Questo alla signora Anna non deve succedere. Nessuno gli deve prendere la casa perché ha debiti ormai. I fornitori vogliono i soldi dalla signora Anna. Possono aspettare un mese, due, tre, ma poi la signora Anna deve pagare. Deve pagare, non ce la farà se quello Stato, se quel palazzo non funziona. Quindi vi prego, ribelliamoci tutti, tutti. Grazie. Qual è il ruolo della politica in queste circostanze? Non ho sentito. Qual è il ruolo della politica in queste circostanze? Il ruolo della politica è quello di esserci a questi appuntamenti e mostrare vicinanza per quello che è un momento sicuramente di dolore per chi, come la signora Anna Pontari, ha subito questo attentato, come chi in precedenza nella nostra città li ha subiti. Il compito delle istituzioni è quello di dire che non si abbassa la testa e pertanto non si devono abbassare le saracinesche, e naturalmente favorire percorsi culturali, perché se noi non capiamo che la madre di tutte le battaglie è la battaglia contro l'andrangheta, non possiamo neanche immaginare percorsi che possano portare a una crescita economica e sociale della nostra città. La battaglia contro l'andrangheta è una battaglia prima di tutto culturale, che va combattuta con le uniche armi a nostra disposizione, che sono le armi dell'istruzione, che sono le armi della comunicazione, che sono le armi da parte delle istituzioni di affermare che in una città ci si può realizzare non perché si conosce qualcuno, ma perché si conosce qualcosa, e che nella vita va avanti chi merita. Ecco, questo è quello che è il compito delle istituzioni, al di là di quelli che sono percorsi di legge, di riforme nazionali. Sentivo che si parlava anche di questo. Noi gli strumenti ce li abbiamo già a disposizione. La città di Reggio Calabria, sul piano dei beni comuni confiscati, sul piano dei beni confiscati, ha trasformato un primato negativo, quello di essere la città col più alto numero di beni confiscati in regione, in Italia, in condominio con la regione Sicilia, in un primato positivo rispetto all'utilizzo virtuoso, l'utilizzo sociale che si fa dei beni sottratti alla criminalità organizzata, ribaltando un concetto e traducendolo in un messaggio positivo e realizzando un documento, un regolamento che oggi è il fiore all'occhiello delle politiche anti-ndrangheta del nostro paese ed è utilizzato e mutuato anche da altre città. Abbiamo fatto così ad esempio con Tiberio Bentivoglio, che sta all'interno di un locale confiscato alla criminalità organizzata. Ci sono altri esercizi commerciali confiscati all'andrangheta che oggi vengono in qualche modo utilizzati gestiti da chi ovviamente ha le credenziali per poterlo fare. Questo è il messaggio che si può lanciare e si deve lanciare, che naturalmente queste persone non sono sole, ma camminano in un percorso di affermazione dei diritti e della legalità che è garantito dalle istituzioni. Da imprenditore, non da politico, cosa vuole dire? Che è drammatico questo incontrarsi per strada ogni volta per manifestare un qualcosa che si manifesta nel momento, sul momento, e poi finisce. Qui, se non creiamo una congiura virtuosa tra tutti per dire no ad ogni forma di aggressione, perché queste sono vere e proprie aggressioni, non riusciremo mai a risolvere il problema, perché sono cose queste che sono difficilmente controllabili, sono solo prevenibili se si crea un tessuto sano e pulito. Ognuno di noi deve fare la sua parte ed è fondamentale che si cominci a fare rapidamente, anzi forse siamo molto in ritardo. Le istituzioni sono vicine questa sera? Moltissimo, moltissimo, non avevo dubbi, lo sono state comunque dalle 3:15 di giovedì scorso. Tanta gente oggi? Molta, sono... La Reggio Buona è qua? Sì, sono una gioia queste persone, credetemi, in questo momento può sembrare paradossale dirlo, ma mi fa respirare, quello che respiro non è questo fumo qua, è amicizia, è affetto. Da domani si riparte? Non mi sono mai fermata, ripartiamo...
me lo sono scritto qui, guardi, a parte tutto, mi sono scritto un bel giorno questo, ho scritto lunedì, perché ogni lunedì nella mia vita ho ricominciato, penso che un po' tutti, e questo è un input, nel senso che io non sono una che si ferma, non l'ho fatto mai. Ho fatto qualunque lavoro nella mia vita, io ho fatto il più umile, che era vendere formaggio a Piazza del Popolo quando avevo un figlio di un anno e non sapevo come mantenerlo, a quello un pochino migliore economicamente e d'immagine, come è stato quello il negozio che ho avuto per 25 anni. Ci siamo rimessi in gioco con questo, però si è un po' interrotto il gioco per un pochino, lo riprendiamo. Grazie a voi.